Ciao a tutti ragazzi, sono Davide Dovuti in questo nuovo video. Siamo ritornati oggi ragazzi con la nostra super carriera con il Toro. Prima partita di oggi, siamo in casa contro l'Ascoli nel primo impegno ufficiale di questa stagione, la Coppa Italia. Ragazzi, dobbiamo assolutamente passare il turno come ben sapete e poi buttarci a capofitto nuovamente sul mercato per sistemare la rosa. Ok, questa è la nostra formazione ragazzi, ho ottenuto praticamente tutti i giocatori titolari. Ho inserito De Sciglio a sinistra, ho inserito Hazard come COC. L'unico titolare assente è per il momento ancora Baselli, che non voglio rischiare, ho tenuto Valdifiori. Tutto pronto ragazzi, incrociamo le dita, dai è Toro. Bravissimo Valdifiori a conquistare palla. Adesso Hazard, subito, allarga per Adem. Vai zio in velocità, vai zio in velocità sulla corsa di sinistra. Attenzione, entra in aria, vediamo sul secondo palo, arriva di testa qualcuno, no! In corner però, Minianelli. Adesso riparti con il traversone di Adem Ljajic, in uscita Lanini, il portiere. Occhio Orsolini, che serve Cacia. Non fatelo girare, mannaggia regà. L'appoggio dietro per Giorgi. Bravissimo Valdifiori. Ma che punizione ha dato? Ma dai, ma l'avete vista? Orsolini, l'appoggio per Alberg. Godo, bastardi. Si Hazard, si scambia molto bene con Belotti. Adesso il lancio è buono per Iago Falche. Qualcuno sul secondo palo lì, attenzione, non è vero, Belotti! Al centro dell'area si sbutta, scivolata. E ferma l'1-0, minuto 35, Toro in vantaggio. E andiamo, cazzo, bellissima la palla qua di Iago Falche. Rivediamo, il traversone è in spaccata. Non può sbagliare il Gallo, 1-0. Su un gol per tempo, ragazzi, stiamo giocando, devo dire, abbastanza bene. Abbiamo sfruttato la grande, l'unica occasione, diciamo, che abbiamo avuto. E per il momento proseguiamo questa formazione. Nei prossimi minuti vediamo se effettuare qualche cambio. Sicuramente sì ragazzi. Riprendiamo, ripartiamo col contropiede. Adesso Benassi, ancora De Silvestri, allarga tutto sulla corsa di destra in cui c'è Belotti che recupera molto bene. Attenzione, Iago Falche adesso, ancora lui, vediamo sul fondo. Parte adesso il traversone, Belotti può buttarsi di testa. L'appoggio di petto. Sì, lo sbaglia lo stop Cacia. Possiamo ripartire adesso. Hazard, serve immediatamente Belotti. Iago Falche invece la gira da questa parte per Benassi. Al volo! Madonna che tiraccio, cazzo. Sì che è nostra. Adesso Hazard, vediamo se supera il suo marcatore. In velocità lo fa. E serve a destra Iago Falche. Ancora lui adesso, sta centra. Parte il cross. Vediamo Belotti di testa! La girata a fil di palo. Minuto 67, vicinissimi al 2-0. Hazard, buono l'appoggio. Adesso Ljajic, il lancio lungo per Benassi che la stoppa alla grande. Adesso ancora lui, finta il tiro, ancora Benassi, parte il cross, qualcuno no, è buona nostra, dai facciamo qualche cambio regà. Allora inseriamo un po' qualcuno appunto per far girare meglio la formazione. Allora Hazard, inseriamo Martinez, poi Acqua al posto di Valdifiori. E direi anche mettiamo a Velar a destra, anche se è mancino ragazzi, per De Silvestri che è leggermente più stanco. Martinez, serve Ljajic che se ne va, carica al sinistro Ljajic, la palla rimane lì, no, non ci arriva qua probabilmente, mi sembrava lui. Iago Falche riparte in mezzo con il cross, non ci credo regà. E finisce quel match 1-0 ragazzi, buona la prima, potevamo veramente ampliare molto di più e il vantaggio, però devo dire che comunque è stata una partita abbastanza equilibrata. Le nostre occasioni le avete avute, le avete viste anche voi. Finisce 1-0 e va bene così. Ok, andiamo a simulare gli allenamenti ragazzi. Andiamo anche ad inserire come titolare Baselli, che abbiamo messo qua insieme ad Hazard appunto per gli allenamenti. Vediamo se il Gallo, no, stava quasi per arrivare a 78 di overall. E noi andiamo a inserire per il momento il titolarissimo ragazzi Baselli, che prende il posto di Valdifiori. Qua togliamo, ok, sì, giusto così, mettiamolo qua. Perfetto, ok, questa è la nostra formazione ragazzi, che dire, io penso sia veramente molto valida. Come avete visto però adesso devo dire che abbiamo un po' di ruoli ancora un po' scoperti. Devo andare a prendere almeno un terzo portiere, che per sicurezza voglio assolutamente portarmelo a casa. E poi come vedete siamo anche un po' in carenza di difensori. Io andrei a prendere magari, no, vabbè, un difensore neanche più di tanto in realtà. Ecco, un attaccante, perché abbiamo solo Martinez che tra virgolette io impiego preferibilmente come COC e a volte anche come ala. Io quindi direi di andarci a prendere un attaccante che possa fare bene anche la fase esterna e poi un terzo portiere. Questo penso sia l'iter che dobbiamo seguire. Allora ragazzi, devo dire che De Frel è un bel prospetto che mi potrebbe interessare. Spero vivamente che non mi chiedano delle cifre assurde. Io provo a chiedere di seguirlo appunto per scoprire sia l'overall che il suo valore.
Andiamo a farci un salto anche in casa Empoli, ragazzi, perché Pucciarelli può essere anche lui un giocatore interessante, perché oltre a fare l'attaccante può essere anche impiegato come ala. Spesso l'ha fatto vedere anche l'Empoli nelle sue stagioni precedenti, quindi può essere interessante. Io vorrei chiedere anche per Abel Hernández, perché ha anche il contratto di scadenza fra 11 mesi. Non so, per chi seguiva appunto il Palermo comunque tanti anni fa, no, beh, neanche più di tanti, credo un 4 anni fa, un 3 anni fa, e sicuramente, ragazzi, penso che lo conosciate e può essere qualcosa di interessante. E l'ultimo, ragazzi, è Rodrigo. Credo che qua sparino cifre veramente altissime, ma io voglio provarci, ragazzi. Vediamo un po' quali saranno i risultati di questo sondaggio da parte dei nostri osservatori, e vediamo un po', anche perché, ragazzi, ci avviciniamo alla prossima partita, quella contro il Milan, quindi vediamo in questi giorni cosa riescono a dirci. Ok, ragazzi, tutto pronto, andiamo a giocarci il primo match di campionato, quindi esordio ufficiale in Serie A per il Torino. Giochiamo a San Siro. Milan Toro, tutto pronto, ragazzi, la formazione anche. Dai, cazzo, dai! Siliaic scambia molto bene con Belotti. Vai Gallo, si accentra il Gallo. Attenzione, se ne va. Il tiro a giro del Gallo, no! Madonna, regà! Subito pericolosa al minuto 7. Dai, Occhio ad Abate, in possesso palla. Madonna, Art ci mette una pezza sulla conclusione di Onda. Kjakuchka! Pasalic la mette dentro. Minuto 18, no, cazzo! Regà, bella palla di Kuchka, però lì potevamo difendere forse meglio. Tra l'altro è scivolato, ragazzi, non ci sono arrivato veramente pochissimo. Guardate, ma è passata sotto le gambe addirittura. 1-0 in vantaggio il Milan. Sì, Castan a chiudere tutto. Possiamo ripartire adesso con Hazard, che vede Benassi. Benassi si gira bene, protegge palla. Mi serve Iago Falche, che chiama in causa Belotti. Adesso Belotti, ancora per Iago Falche, buona. Attenzione Iago Falche, entra in area. Carica a sinistro, Donnarumma Gigi. La mette in corner. Dai, ragazzi, che buona. Parte il traversone di Ademilaici, di testa qualcuno! Ancora Donnarumma! Ma che cazzo! De Silvestri, l'appoggio per Boselli. Tra le linee c'è Hazard, che allarga subito a Belotti. Carica a sinistro! Si conclude qua il primo tempo, ragazzi. In vantaggio il Milan. È arrivato questo gol a freddo, però devo dire che abbiamo reagito molto bene. Penso che il pareggio sia il risultato più giusto. E che questo svantaggio appunto non è, diciamo, rispecchia l'andamento della partita. Vediamo di rifarci appunto nel secondo tempo. Via via con la palla di testa, bravo Iago Falche per Ademilaic. Ragazzi, possiamo ripartire con il contropiede, fatevi vedere, vi prego, datemi una mano. Ljajic, l'appoggio è buono adesso per Hazard, il lancio è ottimo per Iago Falche, il contropiede. Dai, ragazzi, crediamoci. Ancora Iago Falche, entra in area adesso. Iago si porta sul... No, zapata di merda. Dai, ragazzuoli, crediamoci. Ancora Ljajic, serve al centro. Hazard, che vede l'inserimento. Bello di Boselli. Da questa parte c'è Iago Falche. Servito. Iago Falche, il destro, Donnarumma di nuovo. Ma cosa sta prendendo oggi? Cosa sta prendendo? Allora, ragazzi, vado a fare qualche cambio. Hazard è veramente stanchissimo. Andiamo a inserire un po' di velocità con Martinez. E per il momento otteniamo questi, perché stiamo giocando veramente bene, ma non riusciamo a metterla dentro. Bello la palla di Aice per De Sciglio. Attenzione all'ex Milan. Serve adesso in questo istante Belotti. Carica al destro Belotti! Il vantaggio! No, cazzo dico! Il pareggio del Torino San Siro! Meritatissimo, ragazzi! Abbiamo avuto tantissime occasioni. Bellissima l'azione di De Sciglio. Proprio l'ex firma l'assist per Belotti, che non sbaglia questa volta. E firma il gol del pareggio. No, il cross, non ci credo, Sosa! Ma dai, regà! Cazzo! Ci mettiamo 2 ore a segnare, questi fanno 2 tiri, 2 gol. Ma guardate qua, 2-1. Finisce qua il match, porca puttana! Mi girano troppo le palle perdere così. Dai, abbiamo meritato di brutto il pareggio, cazzo, 2-1. Ragazzi, sto andando a visionare un po' di portieri, allora vediamo di chiedere informazioni per Scuffet. E anche per vediamo Sepe, non so se è possibile. Sì, è possibile. E poi avevo visto anche un altro portiere proprio in Italia, che ho lasciato per il momento un po' indietro. E parlo di Gabriel del Milan. Io direi che come terzi portieri, ragazzi, possono essere più che buoni. Perfetto, ragazzi, sono arrivate le nostre mail. Allora, ci sono arrivati anche un po' di resoconti. Vediamo adesso lì 1-1. Allora, partiamo da Grégoire Defrel.
Abbiamo un 74 di overall, valore 4 milioni e mezzo per 47.500 euro di stipendio settimanali. Può essere buono. Scuffette per il momento ancora niente, Sepe niente, Gabriel niente. Allora, abbiamo chiesto anche per Pucciarelli, 75 di overall per lui. Il valore è leggermente più alto, però percepisce veramente praticamente un terzo di quello che percepisce De Frel. Vediamo gli altri che avevo opzionato, che non trovo. Dove sono? Vediamo dove cacchio sono, che non li vedo. Allora, facciamo una cosa, andiamo direttamente ad attaccanti e facciamo prima. Allora, Gabbiadini no, Sau no, Baccano, aspettate, chi era che non ci è arrivato? Ah, è Bella Hernandez, perché non me l'ha fatto vedere? Ok, eccolo qua, invece lui 76 con 6 milioni e mezzo. Ecco, anche lui non sarebbe malvagio. Invece l'ultimo è Rodrigo. Lui invece, ecco, una valutazione sicuramente più alta, con 78 di overall, 10 milioni e mezzo. Non saprei, ragazzi, questa è una... Allora, io voglio fare offerti per tutti, almeno vediamo un po' anche quanto vogliono. Allora, qua dice che è infattibile, ma noi ci proviamo comunque. Offriamogli... cazzo, 10 è tanto. Proviamo con 7 e mezzo, giusto lì per buttargliela. Poi facciamo offerta anche agli altri, così poi mi aiuterete voi nei commenti a vedere un po' quali possono essere quelli più interessanti da prendere. Allora, Bella Hernandez, andiamo a fare anche lui un'offerta. Ecco, la cosa positiva di Abel Hernandez è che appunto è in scadenza. Guardate un po' quanto mi chiedono, semplicemente questo. Quindi andiamo a offrirgli proprio il minimo di quello che mi vanno a chiedere. Poi Pucciarelli, forse lo lascerei un po' stare. Non, sinceramente non convince moltissimo anche me. Però per De Frel devo dire che sono anche abbastanza interessato. Lui vuole... Vogliono circa sui 5, io provo con 4,5 che è praticamente il suo valore e avanziamo l'offerta. Bene, sono arrivati i responsi tutti negativi, guardate un po', Sassuolo offerta troppo bassa, ne chiedono almeno 8,5, sono veramente tanti. Io guardate, posso arrivare forse a 6,5, poi non vorrei sbilanciarmi troppo anche perché ragazzi è un 74 di overall. L'Hull City, anche lui mi ha detto che sono un po' bassi come offerta, quindi proviamo ad alzare a facciamo vabbè raga, a questo punto alziamo a 4 e avanziamo. L'ultimo invece giocatore che è stato rifiutato è Rodrigo, ma chiedono veramente tanto ragazzi, io direi di abbandonare un po' la pista. Vediamo di arrivare alla partita appunto con il Bologna, così ci arrivano le ultime mail, andiamo a leggerle insieme. Ok, Sassuolo offerta accettata, Hull City invece rifiutata, chiedono addirittura 10 milioni, vabbè, sono completamente impazziti. Ragazzi, io proverei a fare appunto questa offerta per De Frel. Andiamo a offrire quello che vuole lui. Ditemi se è un'opzione che ha senso prendere. Io chiamerei magari importante, non darei chiave proprio perché non sarebbe titolare. Quindi, ragazzi, ci lasciamo per il momento così. Nel prossimo episodio andremo a vedere appunto la partita col Bologna e quella successiva. Che dire, mi raccomando, scrivetemi qua sotto nei commenti quello che pensate appunto del calciomercato, come sta andando, di questi acquisti e di quelli che andrò a fare. Mi raccomando, tanti mi piace, tanti commenti qui sotto. Peccato veramente per questa prima partita di campionato, ma ci rifaremo sicuramente con il Bologna. Io vi saluto, bella!